Secondaria utilizzo questo lungo catenaccio e il catenaccio lo applicherò su questo elemento in legno per spessorarlo un attimo. Dopo vi farò vedere sulla porta come verrà applicato. E questo è il nostro catenaccio inferiore per la pianta secondaria. Questo è il prodotto che andrò a applicare al di sopra del mio armadione. Ok, abbiamo impermeabilizzato il tetto dell'armadione con una prima mano, poi magari daremo una seconda mano di impermeabilizzante liquido. Il prodotto ve l'ho fatto vedere, quello che sto usando è importante perché nel caso dovesse piovere la parte superiore dell'armadione sarà protetto, quindi è un elemento importante. Crea una specie di piedino in questa parte e in questa, in modo tale da avere una zona dura su cui si appoggia il nostro armadione. Okay. Come vedete qua metterò il secondo piedino e qui c'è il primo. Ok,
Ok, userò del silicone trasparente per chiudere eventuali buchi ed eventuali fessure. Ad esempio, farò un'operazione di questo tipo. Ok, abbiamo realizzato i ripiani e anche un ripiano nella parte inferiore per dare una certa consistenza al e appoggio nel caso si voglia mettere del peso, per fare in modo che il ripiano non si pieghi. Ho applicato questo listello nella parte inferiore in modo tale che sotto peso non ci sia un incurvamento del piano. Come si vede, comunque il legno è abbastanza robusto. Abbiamo consegnato il pacco regalo!